Benvenuti in un nuovo tutorial. Oggi voglio fare insieme a voi dei sottotazza o sottobicchieri a forma di nuvola. In descrizione trovate il link con il cartamodello che potete scaricare gratuitamente. All'interno del cartamodello trovate il cartamodello con la nuvoletta per il sottotazza o sottobicchiere e il cartamodello di dimensioni un po' più grandi che può essere utilizzato come sottoteiera oppure sotto caraffa in estate. Non vedo l'ora di iniziare, quindi per prima cosa ritagliamo le sagome del cartamodello. Mi raccomando, utilizzate delle forbici per carta e non quelle che usate normalmente per tagliare le stoffe. Ecco qua la nostra nuvoletta tagliata, ora prendiamo tutto l'occorrente, quindi ci serviranno il cartamodello ovviamente, un pezzettino di feltro che ci servirà da imbottitura, un po' più grande della nuvoletta, e un pezzettino di stoffa che sia più o meno il doppio di una nuvoletta, un po' più grande del doppio di una nuvoletta. Io uso un pezzettino di lino perché voglio che sia molto semplice. Voi ovviamente potete utilizzare qualsiasi tipo di stoffa, tinta unita, fantasia, quello che più vi piace, colorata. Io voglio proprio usare questa qui neutra perché mi piace molto, la trovo estiva e elegante. Se usate una stoffa che si sfrangia tanto, potete utilizzare una teletta termoadesiva. Nel mio caso non c'è un davanti e un retro. Nel caso voi aveste la stoffa dove c'è fronte e retro, mi raccomando, state attente per non sbagliare. Oltre a questo, il necessario che ci servirà per creare la nostra nuvoletta è semplicemente qualche spillo e la macchina da cucire, nient'altro. Se non avete la macchina da cucire, è un progetto comunque semplice e veloce e lo potete fare anche cucendo a mano, magari con dei punti decorativi, se siete brave o insomma, decoratela un po' come volete. Io lo farò con la macchina da cucire, ma è un progetto molto semplice. Quindi per prima cosa andiamo a mettere la nostra stoffa sul piano, mettere il feltro su un lato e poi la ripieghiamo. Se voi avete la stoffa con un dritto e un rovescio, mi raccomando, il rovescio va all'interno, quindi dritto fuori di qua e fuori di qua, tutto all'esterno, il dritto della stoffa. Poi ci mettiamo sopra la nostra nuvoletta e con una penna cancellabile, io uso queste qui, andiamo a disegnare tutto intorno. Ecco qua la nostra nuvoletta. Adesso mettiamo un paio di spilli per fermare tutto per bene. Così. E ci spostiamo sulla macchina da cucire. Con un punto dritto, impostando una lunghezza
abbastanza corta, io metto nella mia macchina da cucire due, poi vi farò vedere l'impostazione che metterò. Andiamo a ripassare tutto il disegno senza lasciare aperture, ripassiamo tutto quanto piano piano, rispettando bene tutte le curve e stando bene al di sopra della linea. Quindi andiamo piano, però lavoriamo in modo preciso, che è importante. Quindi ci spostiamo alla macchina da cucire. Eccomi sulla macchina da cucire. Io come impostazioni lascerò il punto 00 che corrisponde al punto dritto, però modifico la lunghezza del punto e andrò a mettere 2. Ecco qua. E ora vado a cucire. Eccoci qua, dopo la cucitura, vedete, piano pianino passate sopra tutto il disegno. Con il punto così corto è anche più facile seguire proprio le curve. Ora andiamo a tagliare i fili. Anche dietro. Poi possiamo togliere gli spilli. Ora andiamo a tagliare tutto intorno all'esterno della cucitura, lasciando più o meno mezzo centimetro, un po' di più, di stoffa. Adesso andando a stirare sparirà questa linea che abbiamo fatto a penna, vi faccio vedere. Metto il mio tappetino da stiro, ecco qui, e proprio con il calore guardate come sparisce immediatamente. Guardate, non c'è più. Ecco qui il nostro sottobicchiere è pronto. Nella stagione invernale, ottimo anche come sottotazza, è morbidoso perché all'interno c'è uno strato morbido di feltro Pannolenci, quello che avete in casa. State attente ai colori sia del filo che del Pannolenci perché si vedranno, quindi è anche carino magari mettere un Pannolenci a contrasto se volete qualcosa di un po' più colorato, e anche la cucitura magari farla a contrasto è carina perché appunto rimane bella in vista. Io ne vado a fare molti altri perché voglio fare un bel set per la tavola e vado a fare anche il sotto teiera o sotto caraffa, quello un po' più grande. Thank you.
Ecco qua le mie nuvolette, mi piacciono. Ho aggiunto un piccolo ricamo per fare gli occhietti perché mi piaceva molto. Mi raccomando, se create anche voi queste nuvolette o qualche altro progetto che avete visto nei miei tutorial, taggatemi. Mi trovate su Instagram e Facebook. E spero che questo tutorial vi sia piaciuto. A me queste nuvolette piacciono tantissimo. Mi raccomando, non dimenticatevi di scaricare i cartamodelli che trovate gratuiti nella descrizione del video. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!